Buonasera, benvenuti a tutti. Buonasera da Francesco Palombi, buonasera dalla libreria Eli. Oggi presentiamo un libro, un saggio di grandissimo interesse. Ce ne renderemo subito conto quando inizieremo le riflessioni e il dibattito. Il libro di oggi è Maurizio Serra, l'autore Il caso Mussolini, Neri Pozza. Ne parleremo con Marco Follini alla mia destra, con Maurizio Serra al centro e con Emanuele Ludovisi. Due parole perché mi fa piacere, vedo facce conosciute, vedo anche però volti nuovi che per la prima volta vengono a conoscere questo spazio. È una libreria un pochino particolare, vedete, sia per le dimensioni che per l'arredamento che per l'offerta. Dico l'offerta dei libri perché qui ci sono pochi libri, sono circa 600 i titoli che noi abbiamo, però ci sono librai veri e questo non è una cosa da sottovalutare. C'è Marcello, c'è Diego, c'è Tonio, c'è Marcello fa questo mestiere da 60 anni e i librai veri vuol dire che scelgono, consigliano, suggeriscono i libri, ma anche tutti gli altri libri che sono sul mercato, noi li possiamo naturalmente vendere ai nostri lettori perché abbiamo la capacità, abbiamo creato una piattaforma, abbiamo la capacità naturalmente di consegnare i libri a casa, lo stesso servizio che fa Amazon. Metteteci alla prova anche in questo periodo dove magari tra qualche giorno girare per Roma non sarà facile. Ordinateci i libri via mail e noi a casa ve li consegneremo entro 24-48 ore. Vi consiglio poi, se vi fa piacere, di lasciare i vostri riferimenti perché alla fine della presentazione, dove poi Maurizio firmerà le copie nella sala qui alle nostre spalle, dei libri che pesano. Se lasciate i vostri riferimenti, naturalmente sarete informati su tutte le nostre iniziative. La prossima iniziativa più significativa, invito tutti, domenica siamo aperti dalle 10 alle 20, in orario continuato. E avremo anche gusteremo dell'ottimo vino degli amici delle velette, delle bollicine, mangeremo cose buone, avremo i libri della casa editrice Palombi che sta qui in questo spazio a delle condizioni particolari, avremo la possibilità di acquistare anche questi altri libri. Due parole da editore, da collega dell'editore Neri Pozza, un grandissimo editore. Devo dire, questo è un libro che colpisce. Per tre motivi. Intanto per l'eleganza e la raffinatezza della copertina. È una copertina di bellissima. È un libro intelligente, naturalmente, è un libro importante. Voi avete visto negli ultimi anni si è scritto molto su Mussolini. Lasciatemelo dire anche troppo, direi, toglierei. Anche dire se è scritto troppo e in un modo molto commerciale, in un modo molto spesso non appropriato. Romanzi storici, Vespa adesso è uscito con il solito immancabile libro per Natale. Ecco, questo è un'altra cosa, questo è un saggio, questo è un libro vero. Ci perdonino gli editori e gli autori che ho citato, che non ho citato dei libri precedenti. E tanto è un libro vero e non lo dà l'autorevolezza soltanto l'autore. Voi sapete, Maurizio Serra, lui magari non dico che non ci tenga a farlo sapere, però insomma è l'unico italiano membro dell'Académie française. Sono soltanto tre gli stranieri, se non mi ricordo male, lui è soltanto l'unico italiano che in questa istituzione del 1635, perché non è un'istituzione così. Ma cito soltanto l'incipit di questo saggio straordinario. Benito Mussolini, 1883-1945, ha sempre mentito dall'inizio alla fine, a volte senza esserne consapevole. Io credo che già da questo incipit il lettore capisce che le pagine successive che rilevanza hanno per comprendere effettivamente quest'uomo, che una tradizione giornalistica, letteraria degli ultimi mesi, degli ultimi anni vuol far credere, vuol far pensare, vuol far
Sì, pensare, lasciare il messaggio che ha fatto anche cose buone, ha fatto, ecco, diciamo, Mussolini urbanista, però è stato bravo, ma sì, è stato in fondo il fascismo un po' all'italiana. Ecco, questo libro veramente darà risposte a tanti interrogativi. E do la parola ad Emanuele per iniziare questa riflessione ultimissima. Pensiero, questo terzetto fantastico, non è la prima volta che si riunisce, molti di voi lo sanno, perché i ruoli invertiti, per così dire, quest'estate, Emanuele che ha pubblicato un bellissimo romanzo, non dico l'editore, ma insomma qualcuno lo sa chi è l'editore, si chiama Il Fiduciario, il romanzo, e sarò presentato qui da chi? Da Marco Follini e da Maurizio Serra. La domanda sorge spontanea. Marco, toccherà a te questo terzetto riproporlo con il tuo. Devo solo scrivere un libro, Vabbè, ecco. insomma, siccome non ne hai scritti pochi, il prossimo sai già dove presentarlo e con chi presentarlo. Emanuele. Allora, io per introdurvi a questo bellissimo libro di Maurizio Serra, userò sette parole, sette termini. Avvincente, impressionista, appassionato, oggettivo, psicologico, interdisciplinare e istruttivo. E adesso vi dico brevemente, perché siccome sono sette, voi non voglio spaventarvi, ma molto brevemente vi dirò perché ho scelto queste parole per introdurvi a questo libro, che sono certo quando lo prenderete tra le mani vi coinvolgerà. Avvincente perché si legge come un romanzo. Io scrivo romanzi, sono un appassionato di romanzi, quindi ovviamente quando leggo i saggi devo mettere un'altra andatura di lettura. E invece la cosa che mi ha colpito, ma non stupito perché conosco Maurizio da tanto tempo, è che la scrittura, il ritmo, il tratto usato da Maurizio per raccontare Mussolini è un tratto fortemente narrativo e quindi avvincente, perché inevitabilmente si viene coinvolti. Ho avuto come la sensazione, man mano che leggevo questo libro, di cui Francesco Palombi vi ha letto le prime due o tre righe, che effettivamente ti catturano subito. Ho avuto come la sensazione, ogni volta che quando ho aperto questo libro, ogni volta che sono tornato a riaprirlo, perché non sono riuscito a leggerlo ovviamente in una sola giornata, di prendere una sedia e quasi di sedermi accanto a Mussolini e di seguirlo nella sua vita politica, diplomatica, familiare. Passo dopo passo nel suo percorso, nel corso del famoso ventennio che lui ha vissuto e nel quale ha guidato l'Italia. Poi mi sono chiesto, ma se dovessi dare un aggettivo a questa scrittura, allora spontaneamente mi è venuto il termine impressionista, perché Maurizio lo vedrete. Ha la capacità, che è propria poi del narratore, no? Di usare la parola tratteggia, disegna, no? È come se immaginate di avere di fronte, mi ricorda un mio amico architetto bravissimo, che quando una volta mi stava facendo vedere mi stava illustrando delle sceneggiature, lui aveva preso la penna e cominciava, e io vedevo dal nulla improvvisamente comparire la scena del teatro, no? E questo è possibile anche nella scrittura, e Maurizio ha questa dote, quindi vieni calato nella storia di Mussolini con la penna di Maurizio che tratteggia, costruisce, no, riga dopo riga la scena, i personaggi, i luoghi, i riferimenti, e veramente vieni catturato.
appassionato? Beh, perché questo libro, ce lo spiegherà meglio dopo Maurizio, se non sbaglio, è stato commissionato, si può dire, in Francia, no? E questo quindi, Maurizio, pure essendo molto, molto obiettivo nel racconto, però traspare all'interno di queste 500 pagine più di una volta un senso di orgoglio nazionale, no? Di orgoglio patrio. E, citerò soltanto verso la fine del libro, quando siamo alla conclusione della vicenda esistenziale di Mussolini, storico, politico, esistenziale di Mussolini, quando a un certo punto, con una punta di orgoglio, Maurizio chiosa come un principe, uno degli ultimi principi romani, perché poi insomma, l'aristocrazia, come saprete, perderà i suoi titoli, no? Uno degli ultimi principi romani, chiosa Maurizio, consegnerà lo stendardo della Repubblica di Salò al colonnello, se mi ricordo bene, Federico Sorego d'Alighieri, discendente di Dante. Quindi un principe romano chiude la vicenda di questa guerra civile nelle mani di un discendente del sommo poeta. Oggettiva. Beh, perché Maurizio in questo libro non fa sconti a nessuno, non fa sconti veramente a nessuno dei soggetti che agitavano e agitano ancora oggi la scena politica, non fa sconti alla destra e non fa sconti alla sinistra. È un'analisi obiettiva, cruda di quello che è accaduto, racconta i fatti per quelli che sono. E quindi siamo lontanissimi da quella orrenda, vergognosa faziosità di questi nostri tempi, che è sotto i nostri occhi quotidianamente. Psicologico, perché il tratto veramente originale del libro, sappiamo che su Mussolini sono stati versati fiumi di inchiostro, tantissimo, no? Tantissimo è stato scritto, però Maurizio è interessato a fare emergere la figura umana e il tratto psicologico di Mussolini, e ci riesce, lo avete visto dalle due o tre prime righe, ma poi lo fa scavando nella psicologia di Mussolini nel corso di tutto quanto il saggio, facendo emergere le enormi contraddizioni, le incomprensibili per certi versi contraddizioni di quest'uomo che ha segnato tanto il nostro tempo. Interdisciplinare, perché Maurizio, che devo dire, non è soltanto stato professionalmente un diplomatico, quindi anche una cultura diplomatica della storia della diplomazia, ma come sapete è un grande saggista, è un letterato, insomma è un erudito Maurizio, per cui la bellezza di questo saggio è che tra le pagine si traversa tutto, un po' tutto, non soltanto la vicenda storico e politica di Mussolini, ma anche lo scenario artistico, letterario, culturale, in senso generale, e ovviamente anche quello diplomatico di quel tempo. Chiudo con l'ultima delle parole, istruttiva. Io farò leggere, inviterò mio figlio, i miei figli, a leggere questo libro, molto bello, perché bisogna conoscere il proprio passato per vivere bene il presente, per immaginare loro, toccherà a loro immaginare il futuro, il nostro futuro, e devono partire dal passato. Lo farò, e qui mi perdonerete se proprio vorrei proprio leggere quattro righe a pagina 24, perché sono per me importantissime, sono proprio nell'introduzione.
E Maurizio dice: rimane difficile per molti italiani di oggi accettare l'idea che dal 92 al 45 il paese, dal 22 scusate, al 45 il paese abbia avuto oggettivamente una storia comune. Visceralmente attaccati dopo di allora a un sistema di corporazioni tenaci, di partiti pervasivi e di governi deboli, anche se amano proclamare il contrario, gli italiani, noi italiani, continuiamo a giustificare il rifiuto di riforme orientate a dare efficienza e speditezza alla democrazia, oramai comuni ai nostri principali partner, con lo sparacchio e l'alibi dell'uomo forte. Quindi Maurizio, proprio dall'introduzione, dice: attenzione, questo lo aggiungo io, Mussolini può tornare? No, probabilmente no, ma l'ombra di Mussolini arriva ancora fino a noi e non si ferma a noi, continuerà, perché noi siamo ancora in quel pantano post-46 in cui la Costituzione più bella del mondo prese delle precauzioni talmente, come dire, prudenti, che però non ci hanno fatto evolvere verso una grande democrazia europea. Guardate che questo è veramente un punto centrale che poi, leggendo il libro, si comprenderà appieno. Dunque, e finisco, il caso Mussolini, dopo questo libro, è risolto? Beh, io penso che il caso Mussolini, dal punto di vista storico-politico, oramai sia risolto, è stato consegnato alla storia, nel bene e nel male. Ma il caso umano, con questo libro, rimane con quegli punti interrogativi che ci sono ancora nella storia, ma il caso umano e psicologico, credo che questo libro di Serra lo risolva, perché mette veramente una luce chiara, limpida, chi è stato Mussolini. Poi io ho delle domande da fare, se poi ci sarà tempo, se magari il pubblico vorrà fare delle altre domande. Tralascio il fatto che ci sono tantissimi episodi raccontati molto divertenti, interessanti dal racconto sull'incontro che Mussolini ebbe con Gandhi, oppure quando Lussu cercò di essere catturato, insomma ci sono diversi, o quando Brancati, grande italiano Brancati, un autore personalmente molto amato, incontra Mussolini e racconta del suo incontro con Mussolini. Insomma, il libro è pieno di spunti, di curiosità, di analisi, e veramente una lettura che vi darà molto dopo che l'avrete concluso. Marco, tocca a te. Credo che questo aggeggio mi... io faccio a cambio volentieri. Ma allora, confesso che quando ho saputo che Maurizio si apprestava a scrivere un libro su Mussolini, la mia reazione, da suo amico ed estimatore, sulle prime è stata una reazione, come posso dire, perplessa. Perché io sono tra quelli che ogni volta che approdo in una libreria e scopro che sul fascismo sono stati scritti un numero impressionante di volumi e continuano ad uscire le biografie dei gerarchi e una serie di libri, diciamo, che rappresentano ovviamente la varietà dei nostri punti di vista al riguardo. Poi sarà che io sono democristiano, ma dico, ma insomma, questi in 20 anni hanno rovinato il paese e stanno su tutti gli scaffali. Noi in 50 anni l'abbiamo messo in sicurezza e non ci siamo. Lo trovo una cosa francamente irritante. Poi però il libro l'ho letto e faccio ammenda, nel senso che il libro è molto bello, Emanuele ha spiegato bene tutte le ragioni. Io aggiungo che ho respirato quasi un'aria di famiglia, perché
Maurizio ha avuto il papà che ha fatto parte, diciamo, dell'antifascismo militante, della resistenza, altrettanto è capitato a me. Maurizio è l'espressione, se posso interpretarlo, poi lui mi correggerà, di una sinistra che non c'è stata e io sono il rappresentante di un centro che non c'è più, quindi siamo rispetto all'Italia di oggi in una posizione, diciamo, un po' di esiliati, comunque a tante cose ci sentiamo estranei. E però con questo paese, con i suoi malanni, con le sue crisi e con le sue ansie di riscatto ci confrontiamo quotidianamente. Lui, diciamo, più spesso da Parigi, io non so per quale strana ragione continuo ad aggirarmi nei pressi del transatlantico, ma è evidentemente mio, diciamo, una poca cura che ho per me stesso. Però su questo tema del fascismo e di quanto il fascismo sia eterno e ricorrente nel nostro paese, noi ci rompiamo la testa da, credo, dal 25 aprile del 45, più o meno. E in particolare sul dubbio, il rischio che qualche cosa riaffiori di quel tempo, di quella stagione, di quel modo di pensare. E quindi lo sforzo di interpretare quei vent'anni non è estraneo alla nostra attualità e anche, diciamo, alle prospettive che pensiamo di avere di qui in avanti. Ora, se io ho capito bene l'argomento, diciamo, storiografico di Maurizio, lui tende a mettere in primo piano, non a caso, appunto, il testo verte su Mussolini, più il duce che il fascismo. E sembra quasi di averne la controprova nel fatto che quando il Gran Consiglio vota, diciamo, la sfiducia a Mussolini, in quel momento il fascismo si dissolve quasi definitivamente, poi troverà nella Repubblica di Salò l'occasione per un colpo di coda che però è in qualche modo agito da una potenza straniera. Ed è come dire, più che cimentarci sul tema del fascismo, ragioniamo sulla figura di Mussolini perché, a differenza di altre dittature, di altri sistemi politici, in Italia la differenza l'ha fatta la sua persona, nel bene e nel male. Diciamo, nel bene riesce difficile individuarlo, nel male è più evidente. E dunque lui, da un lato, presenta un Mussolini che è il demiurgo di quegli anni, è l'uomo che fa la differenza, e dall'altro però gli toglie il piedestallo, fin dalle prime pagine, comincia spiegando che Mussolini è un bugiardo, è un imbroglione. E d'altra parte, uno che attraversa con tanta disinvoltura il campo politico, facendone di tutti i colori, ora noi siamo abituati a una certa trasversalità e io non me ne scandalizzo, però lui è partito dall'estrema sinistra, è arrivato all'estrema destra, ha mostrato in una quantità infinita di occasioni di non avere nessuna cura della coerenza, del passaggio che conduce da un atto politico all'altro, e quindi c'è in questa sua capacità, per qualche verso geniale, di improvvisazione, un difetto che spiega anche probabilmente il destino a cui il fascismo va incontro. Dopodiché noi restiamo sgomenti del fatto che sia potuto durare vent'anni e ancora più sgomenti, ancora più increduli del fatto che questo argomento riaffiora in qualche modo anche dentro la nostra attualità e c'è una parte di paese che ancora si trincera dietro l'argomento che tante volte abbiamo sentito adoperare anche negli ultimi tempi in ordine al fatto che il fascismo ha fatto anche cose buone, che ovviamente per un verso è una ovvietà, ma per un altro verso introduce un giudizio storico che io credo sia inaccettabile. Certo, tra il fascismo e il nazismo ci sono differenze. Certo, Mussolini, se fosse stato più avveduto e più consapevole dei rapporti di forza che vigevano sulla scena internazionale, avrebbe potuto riservare per sé il destino che fu di Franco, di Salazar, di dittatori, diciamo, un po' meno, tra virgolette, avventurosi.
sono sempre rimasto affascinato dalla spiegazione che nell'immediato dopoguerra fornì Croce in ordine al fatto che il fascismo era stato meno sanguinario, a suo dire, perché le forze di polizia erano prevalentemente composte di ragazzi del sud. E dunque, siccome Croce nell'italiano meridiano trovava una maggiore umanità, osservava che se invece le forze di polizia avessero reclutato la gran parte dei loro agenti in Toscana e in Emilia, dove il fascismo imperava e dove poi si capovolgerà il colore politico, ma sempre con un segno di radicalità, di esclusivismo, beh, probabilmente avremmo avuto, se non la Gestapo, qualcosa del genere. Quindi, in qualche modo, ci è stata risparmiata qualche atrocità in più per il fatto che il fascismo poi si è, per così dire, mescolato a un carattere nazionale che è complesso e dunque che ci restituisce in pieno l'argomento di cui ogni volta si parla, cioè se il fascismo ha una qualche possibilità, sia pure sotto mentite spoglie, di tornare, se c'è qualcosa di attuale, se addirittura, come diceva Umberto Eco, c'è un fascismo eterno che ci fa compagnia di qui all'infinito, e comunque quale ne sia l'interpretazione tra i due grandi filoni che si sono affacciati nel dopoguerra, appunto tra Benedetto Croce che diceva è una parentesi, si chiude la parentesi e si torna ai fasti del giorno prima, e la tesi, diciamo, gobettiana e di tanti altri che nel fascismo vedevano l'autobiografia della nazione. Maurizio si pone in un'ottica diversa e in qualche modo dà per scontato che questo dibattito sia alle sue spalle. E anch'io penso che il fascismo in quanto tale non ci riguarda più, può diventare uno spauracchio, può diventare, diciamo, una scorciatoia del dibattito politico. Però proviamo per un attimo a togliere di mezzo la figura di Mussolini, per quanto sia possibile, e a togliere di mezzo le caratteristiche del fascismo che lo legano a quella stagione e a tutto quello che sta in qualche modo alle sue spalle, perché c'è prima l'agitazione della piazza che nel 14 porta l'Italia a una guerra che almeno la classe politica aveva la saggezza di non voler combattere, e poi c'è il biennio rosso, quindi sono tanti, diciamo, i fattori di accelerazione che portano in quella direzione lì. Però, io ho fatto un piccolo ripasso delle cose che caratterizzano il fascismo e, diciamo, il periodo mussoliniano e che Maurizio, diciamo, diligentemente e intelligentemente ci ricorda qua e là. C'è il culto della piazza. La piazza che fino ad allora, come dire, era stata gestita con qualche prudenza in più. Io poi abito vicino a Piazza Venezia, quindi ogni volta che passo lì sotto sono sempre colpito. Un giorno incontrai un signore di una certa età che mi disse: ma beato te che sei giovane, un giorno, parlo di molti anni fa ovviamente, beato te che sei giovane, perché io penso che quando ero ragazzo a scuola mi fecero fare un tema e mi dissero che nel tema dovevo scrivere la piazza più bella di d'Italia è Piazza Venezia quando parla il Duce. Io almeno, diciamo, questo non l'ho avuto, però la piazza sappiamo di quali veleni, di quali equivoci a volte può nutrirsi. C'è un eccesso di comunicazione. Mussolini è uno straordinario capo ufficio stampa di se stesso. E non c'è argomento che non richieda da parte sua una messa a punto. Avrebbe vissuto, diciamo, come una delizia i social network, avrebbe invaso Instagram e Facebook di una quantità di storie. Ci sono state risparmiate, ma agli italiani dell'epoca non era consentito avere un pensiero né un commento senza essere accompagnati, diciamo, dal Duce. C'è il giovanilismo, che è un'altra cosa tipica di quella stagione. Salto tutta la parte culturale, futurismo, insomma, alcune degli spunti che poi Mussolini seppe mettere a frutto.
Ma ricordo che il Parlamento del 1924, quello votato con la legge Acerbo, è il Parlamento più giovane della storia italiana, forse adesso. C'è un certo grado di improvvisazione, l'improvvisazione in genere coincide con un'età più verde e quindi forse adesso il Parlamento si è molto ringiovanito. Ma allora, fino ad allora, il Parlamento si accedeva a una certa età, cioè più o meno la nostra, e quelli più giovani stavano in fila. E invece il fascismo ha questa sorta di vitalismo, di si affaccia sulle nuove generazioni e fa un culto, diciamo pure dell'inesperienza, perché bastava che l'esperienza l'avesse il condottiero. C'è il mito della velocità, che è un'altra cosa tipica di quella stagione. Poi Mussolini si diverte anche a guidare le auto, a pilotare gli aerei e quant'altro. E infine c'è non solo il culto del capo, ma la sottolineatura della sua solitudine. E Mussolini ha, se non altro, questo straordinario talento dalla sua, non solo, non appartiene evidentemente solo a lui, di mettere i gerarchi l'uno contro l'altro e appunto, avendo a che fare con gerarchi che non erano precisamente dei fulmini di guerra, credo che il suo modello fosse Starace, riesce a governare una piccola comunità che di suo probabilmente avrebbe teso a metterlo in difficoltà e a rendergli la vita più difficile, ma tutto questo non accade proprio perché lui ha una capacità di manovra che poggia sul fatto che però l'aspettativa del paese sia tutta rivolta al re taumaturgo, a un sovrano che appunto schmittianamente decide in stato d'eccezione e governa con un grado alto e particolare di solitudine. Tutti questi dati stanno nel libro di Maurizio e sono diligentemente annotati e raccontati e approfonditi, ma se ci pensate appartengono anche a noi. Cioè tutte queste tendenze negli ultimi anni hanno preso corpo ancora più di prima e hanno fatto scivolare la politica italiana in una direzione che ovviamente non porterà mai lì e non porterà neppure in quei paraggi, ma sarà appesantita, messa in ombra, messa in difficoltà dal fatto che molti di questi fattori che sono all'origine, giusto 100 anni fa, dell'avvento del fascismo e della dittatura mussoliniana, si può dire dittatura, sì, molti di questi fattori in qualche modo sono rimasti nell'aria, cioè nell'aria, sono dei veleni che noi non abbiamo smaltito. E dunque riflettiamo sul fatto che queste cose appartengono anche a noi, non perché abbiamo degli spettri da evocare, non perché ci sia una minaccia fascista alle porte, e neanche perché i fascisti, che pure esistono e che pure ormai si manifestano anche con una certa disinvoltura, siano un fattore politico decisivo. Quello che conta però è che quel clima, quel modo di pensare, quella mentalità in parte c'è ancora, sia pure in forme e modi nuovi, e torna come un incubo ricorrente nella storia politica italiana. Io salto tutta la retorica democristiana su questi argomenti, ma c'è sempre una frase che mi ha colpito, che è quella che pronuncia Moro nel suo ultimo discorso in Parlamento, dove descrive l'Italia dicendo, beh, provate a pensare, lui deve solo convincere i democristiani che devono fare un governo che la maggior parte di loro non voleva, quindi è un escamotage, se vogliamo. Però è un escamotage che coglie il punto dirimente, fondamentale, dell'identità del paese. Dice Moro, pensate che cosa succede in un paese che ha passioni così forti e strutture così deboli. Che cosa succede se le passioni si dispiegano liberamente e le strutture non tengono? Questo è il tema eterno, questo sì, ricorrente, che non riguarda quel passaggio politico, non riguarda la figura di Moro, non riguarda l'esperienza democristiana, adesso non voglio portarvi fuori tema, riguarda però la natura profonda di un paese che, per ragioni storiche antiche, probabilmente per il fatto di essere stato governato
da sovrani stranieri per un numero infinito di secoli, per essere arrivato tardi e male alla sua unità nazionale, per una serie di fattori sui quali, come dire, ognuno di noi può avere il suo punto di vista, però ha questo rapporto col potere che è paradossale e che cerca sempre una confidenza in più e tende di contro a non fidarsi delle istituzioni. La maledizione italiana sta qua ed è una maledizione che c'era prima del fascismo, una maledizione su cui Mussolini ha giocato largamente traendone un grande vantaggio, ma che in qualche modo ci ha lasciato anche in eredità. E io spero che opere come quella di Maurizio ci aiutino a ritrovare la coscienza che serve a creare un argine rispetto a tutte queste tentazioni che non si ripresenteranno mai al modo di prima, ma nella nostra storia sono sempre in agguato. Credo che le due riflessioni, quella più di natura letteraria di Emanuele e quella più naturalmente non poteva che essere così politica di Marco, veramente ci hanno fatto entrare nel vivo e di questo saggio. Maurizio, ora a te la prima parola. Grazie. La prima parola per ringraziare naturalmente Francesco, Marco e Emanuele, per ringraziare Marcello Ciccaglioni che ci ospita in questo bellissimo, direi affascinante locale, e per ringraziare tutti voi, cari amiche e cari amici, che siete qui questa sera, visi noti e cari e altri non noti, ma credo tutti uniti dallo stesso interesse, la stessa passione per la storia. E se la storia fosse un po' di più la passione nazionale degli italiani, credo che saremmo un paese un po' più maturo, anche se tutto sommato non dispero affatto, considerandomi sempre un ottimista. Allora, il libro trabocca di citazioni, di note, e quindi mi dispiace un po' iniziare con una che non troverete nel libro, perché l'ho letta a redazione fatta. Ed è una lettera che nel 1946, arrivando in Italia, Giuseppe Antonio Borgese, un grande intellettuale che ha lasciato l'Italia negli anni 20 al momento del rifiuto del giuramento al fascismo dei professori e che ha poi continuato oltre Atlantico negli Stati Uniti un'attività di umanista, di insegnante e di antifascista che io definirei maturo per opposizione agli antifascisti immaturi, scrivendo tra l'altro in inglese uno dei primi e più importanti libri di analisi psicologica del fenomeno fascista, che si chiama Golia, marcia del fascismo, e che verrà poi tradotto da lui stesso in italiano successivamente. Ebbene, Borgese tocca terra, quindi arriva in Italia e scrive alla moglie, che è Elizabeth Mann Borgese, una delle figlie di Thomas Mann, che lui ha sposato negli Stati Uniti, gli scrive: sai cara, sono arrivato in questo paese, il fascismo è morto, ma non è finito. E non finirà finché non finirà l'antifascismo. A me sembra una frase estremamente importante nel tentativo che abbiamo oggi di storicizzare determinati fenomeni. Noi non riusciremo a liberarci dalle impressioni, dalle immagini, dalle suggestioni, per lo più nefaste, come diceva, mi pare, era l'interpretazione di Marco e anche di Emanuele, se non riusciamo a capire che cosa è veramente successo in quel periodo storico, proprio perché è un periodo storico. Io in generale sono del resto contrario ai tentativi di interpretare la storia col metodo di oggi, spiegando che so come avrebbe fatto
negli anni 70 o Montanelli o anche oggi, Storia dell'Italia da Vittorio Emanuele a Berlusconi, che non significa assolutamente nulla, perché noi abbiamo la possibilità di storicizzare Vittorio Emanuele, non abbiamo tutti e due del resto, non abbiamo la possibilità di storicizzare un fenomeno che può piacere o no, ma che è tuttora in corso. Quindi ci sono dei punti, dei paletti che dobbiamo mettere. La seconda considerazione è questa: in realtà questo libro è diverso da quello che era la commissione che io avevo avuto, che era effettivamente di un editore francese, per realizzare un'opera, diciamo, in un panorama come quello francese, dove esattamente all'opposto di quello italiano, le opere di un certo, come posso dire, di un certo impegno sul fascismo, su questo periodo, non sono numerose o sono limitate a alcune cerchie di specialisti universitari. Questo è il motivo per cui il libro è stato scritto in primo luogo per il pubblico francese, uscendo già diversi mesi fa, opzionato adesso in Spagna e in Germania, e, come dire, ha un itinerario relativamente facile, perché la facilità è dovuta alla relativa mancanza di pregiudizi, salvo alcuni casi, di chi conosce poco oggi quel fenomeno. E veramente è impressionante quando noi pensiamo che vogliamo realizzare attraverso la cultura una Europa migliore e più forte, che ci metta anche al riparo da spinte perverse e sovranistiche, è impressionante vedere come, varcando le Alpi, fenomeni storici siano così poco noti. Noi probabilmente conosciamo poco il trauma di Vichy e poi della guerra d'Algeria per i nostri cugini francesi, loro sanno pochissimo della storia di quella. Per esempio, una cosa che mi ha colpito sentire anche giornalisti non pregiudizievolmente ispirati nel parlarmi, dirmi: ma sai, nel libro abbiamo scoperto una cosa incredibile, ma allora l'Italia non si è arresa nel 43, c'è stata una cosa che si è chiamata Repubblica Sociale e che è durata fino al 45. Dico: sì, cari signori, è stata una guerra civile nel centro-nord del paese che ha, non conoscevo quella frase di, quelle frasi di Croce, che però sono sintomatiche di un divario centro-nord-sud, anche psicologico oltre che storico, che si è approfondito in quel periodo. L'altro libro invece è stato riscritto sul tamburo per l'edizione italiana. Qui ci sono almeno, voglio dire, tutti i saggi e le biografie, passando da un contesto culturale all'altro, subiscono un processo di modifica. Questo valeva anche per il Malaparte, il D'Annunzio e gli altri libri che ho fatto. Qui è ancora più forte, perché in realtà il mio tentativo era il titolo che avevo proposto al mio amico Giuseppe Russo di Neri Pozza, che non l'ha voluto, era veramente, o titolo sottotitolo, Un Mussolini e noi. Perché la realtà era, attraverso questo personaggio, di capire un po' un percorso storico che, avendo una durata intermedia tra quelli che sono stati i regimi fascisti nati dalla guerra e dalla disfatta, come quello di Vichy in Francia, o come quelli balcanici o centroeuropei, che sono durati 3, 4, 5 anni al massimo, e la lunga durata dei fenomeni che non sono stati fascistoidi, che non sono stati intaccati dalla guerra, come il franchismo e il salazarismo, questi 20 anni comunque corrispondono, ed è per questo che io mi sono permesso, che non è storicamente molto obiettivo, di fare molti riferimenti familiari in note, alla giovinezza di mio padre nato nel 14 e di mia madre nata nel 24, e quindi sono due generazioni piene di italiani. In realtà mezza generazione prima, se prendiamo quella dei miei nonni, e forse anche un pezzettino di quella venuta dopo, se prendiamo chi era adolescente verso la fine della guerra, che si è trovata raccolta in questo contenitore storico.
Ora, la cosa che mi colpisce nel dibattito italiano e che io non trovo veramente molto sana è la tendenza ancora più forte forse di quando questo dibattito si svolgeva e avevamo 20 anni sulle riviste studentesche importanti come tutti ed altri, la tendenza oggi è ancora più forte a dividere i campi tra i revisionisti o i giustificazionisti da una parte, per non parlare vabbè, dei negazionisti, e dall'altra parte come posso dire, gli immaturi, ossia a mio giudizio quelli che non interpretano la storia attraverso il passaggio della storia. Io ti ringrazio di aver voluto per mio padre, che lo è stato, dare una patente di antifascismo, ma mio padre è stato fascista prima di essere antifascista. E senza scomodare Totò Diabolicus, che vedevo l'altro giorno, tutti abbiamo il fascista che dorme in soffitta, il nonno, il prozio, perché comunque sono stati 20 anni della storia. Voglio dire, che cosa pretendiamo? C'è naturalmente, e non si discute, chi, ma parliamo di una estrema minoranza, per ragioni varie, familiari, sociali o altro, è stato immediatamente contro, di solito però è andato fuori. Ma chi voleva fare una... guardate, io ho iniziato la mia carriera diplomatica, che molto mi è servita di riflessione per i miei altri lavori, in due paesi comunisti, la Repubblica Democratica Tedesca e l'Unione Sovietica. Erano regimi di lunga durata. Ma chi voleva studiare non prendeva la tessera del partito? Eppure c'è ancora in Italia, non solo in Italia, una estrema difficoltà a interpretare l'itinerario degli italiani all'interno della storia. E tutto viene nascosto dietro questa immagine, in gran parte di cartapesta, del mussolinismo, che ha così nascosto una riflessione. Altro caso, ero in aereo e se prendete c'è un libretto di quelli a Delfi tascabili, molto bello, Sorte dell'Europa, e sono gli articoli che un altro grande scrittore, Alberto Savigno, scrive nel 43-44, credo sull'organo del Partito d'Azione, dopo la caduta del fascismo, e praticamente va fin quasi alla fine del 44. È una analisi perfetta di tutto ciò che è stata la retorica, di tutto ciò che è stato il culto della piazza, di tutto ciò che è stata la non capacità di introspezione critica, e conclude dicendo sostanzialmente questo è il risultato di quello da cui siamo venuti. Ma dov'era Savigno in quegli anni? Quando lui dice, parla come, almeno Borgese era in America, Savigno faceva mostre, pubblicava libri da Bompiani, che non era certamente un editore di sinistra, visto che tra l'altro ha pubblicato il Mein Kampf, illustrava e scriveva sul travaso del... Quindi quello che voglio dire è che a me non interessa il percorso individuale, le responsabilità degli uni e degli altri, ma non ci libereremo da un vieto dibattito fascismo-antifascismo, emancipandoci verso quello che deve essere veramente il portato di una riflessione critica, democratica, matura, se continueremo a avvitarci nelle chiose del passato. A questo punto, naturalmente, era importante, e concludo, arrivare a capire perché Mussolini abbia avuto questo reale potere di condizionare così a lungo una società come quella italiana, che tutto sommato, uscita dalla prima guerra mondiale, era in condizioni di resistere al fascismo. È stata probabilmente una serie di bluff riusciti,
c'è stata una forte responsabilità delle elite, delle classi dominanti, a cominciare dalla monarchia, su questo non c'è il minimo dubbio. C'è stata una sua straordinaria capacità di muoversi rassicurando tutti e mettendo al tempo stesso tutti contro tutti. Ma di questo potremmo magari tornare a parlare. A me premeva veramente porre l'accento su questo fatto fondamentale, che è: cerchiamo veramente di storicizzare il fascismo e Mussolini per uscirne una volta per tutti. Grazie. Devo dire, fa veramente piacere ascoltare questi tre grandi, questi scrittori, questi personaggi che riescono così a coinvolgere. Insomma, non capita tutte le volte che dopo ogni intervento c'è un applauso così, così sincero e condiviso. E io, ascoltando i tre interventi e partendo da una... dall'ultimo di Maurizio, mi ha molto colpito questa intuizione, se posso permettermi, di fascismo e antifascismo. Mi ricorda un po', o mi ricorda, mi viene da fare un percorso, una similitudine tra il dibattito di mafia e antimafia, no? Che magari è per certi versi a certi elementi comuni. Ma volevo chiedere a Maurizio, porre a Maurizio una domanda che poi naturalmente in qualche modo allargo anche a Marco ed Emanuele. E, tornando al titolo, perché anche Maurizio ha fatto una riflessione su un titolo diverso da quello che poi è stato nella versione italiana. E parto a monte, l'edizione francese si chiama Il mistero Mussolini. Un editore diverso da Neri Pozza, un editore più commerciale, magari lo avrebbe chiamato o avrebbe imposto all'autore il titolo Mussolini segreto. Ecco, io trovo questo titolo invece, Il caso Mussolini, veramente il titolo più congeniale, più corretto rispetto a tutto quello, a tutte le riflessioni che i nostri tre amici stanno condividendo con noi. Volevo però su questo piccolo, così, questa mia piccola riflessione, un tuo pensiero, Maurizio. No, ma il titolo, grazie, il titolo fin dall'inizio fondamentalmente è stato questo. Era sul sottotitolo, che difatti poi non abbiamo messo, spesso i titoli hanno dei sottotitoli, qui non c'è, che ci... Mi piaceva mettere un riferimento a noi, il Duce e noi. Finalmente la cosa poi viene da sé con la lettura. Emanuele. Io alla fine della lettura di questo libro mi sono detto, come vi ho detto, il caso Mussolini per me è risolto. Io ho capito finalmente, grazie a Maurizio, credo di aver capito chi è stato. Insomma, me ne sono fatto un'idea. Insomma, io ho avuto l'impressione, lo dico in maniera molto così semplice, insomma, ho avuto l'impressione che Mussolini sia stato un buon attore che ha calcato la scena portandosi dietro sulle spalle anche un certo bagaglio culturale, non irrilevante per l'epoca, no? Per esempio, leggerete, vedrete, forse alcuni di voi lo sanno, io non lo sapevo, che insomma Mussolini non è che andava a dormire, insomma si portava dietro sempre un libro, leggeva, e non erano autori banali, insomma parliamo di Stendhal, di Flaubert, di autori di un certo peso, di una certa caratura, e quindi che ci fanno capire come l'uomo aveva uno spessore culturale, cosa che invece non avevano Stalin, i suoi colleghi, insomma i suoi colleghi di lavoro sul fronte europeo, Stalin e Hitler, che invece erano due ignorantoni che erano entrati nella politica a fare dittatori con un altro background. Insomma, l'impressione è che sia stato un attore e che a un certo punto, come tutti gli attori, ha avuto il compito di ingannare il suo pubblico e ci è riuscito.
solo che forse lui a un certo punto gli è riuscita così bene la parte che ha ingannato anche se stesso, e poi a un certo punto si è trovato prigioniero della sua parte. Poi Maurizio mi smettirà, ma questa è l'impressione che ho avuto e che è molto suggestiva, cioè di uno che a un certo punto si è ritrovato avviluppato nel suo personaggio. Insomma, sottolineo che all'inizio Mussolini era considerato da Hitler un maestro, una figura di riferimento, ma a un certo punto credo che Hitler, per dirlo alla romana, lo sgama, e quando lo sgama Mussolini è finito, perché come tutti gli attori, quando a un certo punto arriva il primo fischio, poi i fischi si sprecano, insomma, no? Cioè a un certo punto lui è costretto ad andare avanti, ma sapendo che oramai hanno capito che lui non ha la tempra degli altri, è diverso. E insomma, questo mi ha molto colpito, e quindi il caso Mussolini mi è piaciuto come titolo, perché effettivamente era un caso da interpretare, era un caso da interpretare, e credo che Maurizio con questo libro lo fa. Ma che dire, recito Gaber, il tema è il Mussolini che è in noi. Non è il Mussolini che non c'è più e più non torna. Cioè, quanto di quei difetti sia penetrato anche nella modernità che noi abbiamo scoperto il giorno dopo. Poi l'uomo desta molte sensazioni, la gran parte sono negative, anche ferocemente negative. Ma siccome io sono convinto che un leader politico abbia solo un compito, cioè quello di trovare il giusto modo di seppellire se stesso, il giusto modo di chiudere la sua avventura, perché a seconda di come la chiudi ha senso tutto quello che hai fatto prima, e quindi non bisogna mai sopravvivere a se stessi. E la cosa che mi colpisce di Mussolini, e che Maurizio, diciamo, tratteggia molto bene, è questo stato di apatia, di incertezza, di vaghezza, che lo prende alla vigilia della congiura che lo sta per disarcionare. Ora, è impensabile che lui non sappia quello che bolle in pentola. Il Gran Consiglio era una manica di chiacchieroni che tra loro ordivano congiure, poi le disfavano perché non si fidavano l'uno dell'altro, perché poi Mussolini aveva anche appunto una certa abilità nel giostrare, e ha la consapevolezza di quanto in politica i fedeli siano, diciamo, merce rara e preziosa. Quando Farinacci gli dice ma Starace è stupido, Mussolini gli dice sì, ma obbedisce. Quindi, diciamo, il senso pratico ce l'aveva. Chiunque abbia governato una situazione politica sa che sì, servono i bei discorsi, gli alti ideali, le complicità, diciamo, con i compagni d'arme, ma insomma serve anche poi fare i conti con la realtà in tutti i suoi aspetti. E dunque, quando Mussolini lascia che la congiura, come dire, lo travolga, probabilmente nel suo inconscio c'è l'idea di poter sopravvivere magari in una posizione più defilata, più storicizzata, senza doversi portare il fardello dei suoi errori e della tragedia che avverte che sta maturando nel paese, mentre impressiona, diciamo, la confusione che regna nel campo dei suoi gerarchi. Probabilmente questo avvalora la interpretazione di Maurizio, cioè che il tema vero è Mussolini, il fascismo è una conseguenza di Mussolini. Ma la partita vera si gioca, come dire, nel suo animo, vorrei dire, soprattutto negli ultimi tempi. Resta un mistero come lui si sia lasciato andare nel 40 ad entrare in una guerra che sì, probabilmente c'erano, diciamo, avvisaglie di trionfi nazisti, però poi, insomma, uno alla fine è sempre vittima della sua paranoia, e nel caso di Mussolini la paranoia era quella di essere il socio minore di una coalizione che vinceva in sua assenza
e senza di lui si sarebbe spartita il bottino, e naturalmente in questa convinzione sta anche la radice della sua disfatta. Però questo vale per tutti, perché io sono rimasto molto colpito dal racconto della fine di Stalin a proposito di dittatori. Perché la fine di Stalin avviene più o meno così, che lui sta in una dacia fuori Mosca e a un certo punto è solo e ha un ictus. E tutti i suoi armigeri che sono nei dintorni si accorgono che c'è qualcosa che non va. Però entrare in casa mentre lui è solo e chissà che cosa sta facendo, forse non è la cosa giusta. E dunque aspettano e avvisano po' di dignitari del Politburo, i quali in macchina fanno il tragitto di, credo, 70 chilometri fino ad arrivare alla dacia di Stalin, e si rendono conto che ha avuto un ictus, ha un problema, però si sa mai che si chiama il medico e quello si risveglia, si infuria come un demonio perché hanno messo in dubbio che lui abbia una salute di ferro, e dunque tornano a Mosca e radunano un cerchio più ampio di rappresentanti del partito, e quando sono una settantina e si spalleggiano l'uno con l'altro, finalmente decidono di chiamare il medico. Il medico arriva e constata che l'ictus è andato troppo avanti per consentire a Stalin una qualche possibilità di sopravvivenza, e lui muore. Probabilmente sarebbe morto il mese dopo, non lo so, ma è curioso, ed è un meccanismo tipico delle dittature, che sono fondate sulla sfiducia, fondate sulla diffidenza. E Stalin è stato vittima della ristrettezza della cerchia di persone di cui si fidava, e altrettanto si può dire di Mussolini. Ma guardate che questo è il problema, faccio un salto, come dire, logico e mentale ardito, è il problema dell'Italia di oggi. Perché quando il Censis ci avverte che ci sono in giro per questo paese dai 3 ai 6 milioni di italiani come noi, che se li incontriamo per strada siamo tentati di andare a prendere un caffè con loro, fino a quando non si apre il ragionamento, i quali dicono tranquillamente: non c'è, l'uomo non è mai stato sulla Luna, la Terra è piatta e il Covid non esiste, e stiamo parlando di 3 milioni di persone, e in qualche caso anche di più, che cosa c'è dietro questo? C'è il male che mina la nostra convivenza civile, che è la diffidenza, la sfiducia, il sospetto. E allora, fino a quando il sospetto alimenta le dittature, si può dire che è la loro natura, e la loro natura, come dire, prima o poi le perde, e possiamo anche trovare un fattore di consolazione in tutto questo. Ma quando invece corrode la fibra della democrazia e della convivenza tra opinioni diverse, ma che debbono avere un minimo di spessore, un minimo di radicamento nella realtà, e allora lì comincia un problema nel quale si vede che anche la democrazia ha basi fragili. Quindi non vorrei avere una visione apocalittica, che perdono i buoni e perdono i cattivi, ma si debbono guardare sia i cattivi, ma soprattutto i buoni, da un eccesso di diffidenza e di sospettosità che mina veramente la possibilità di convivere tra di noi e coi problemi che abbiamo. Non ce l'ha. Ci sono domande? Vedo una. Quello non so se funziona. Sì, sì. Grazie. Certo, è molto difficile fare una domanda a Maurizio, perlomeno perché almeno a me, che lo conosco da quando era ragazzino, mi ha fatto dato modo di essere orgoglioso di essere italiano, cosa che negli ultimi anni è piuttosto raro. La domanda sembrerà banale, ma siccome l'analisi storica è molto importante, in questo momento il tema è di nuovo tornato importante. Vorrei chiedere un'analisi sul problema delle leggi razziali, spesso liquidate come un mero strumento cinico
per far contento il padrone, per mettersi una certa cosa. Poi però si vede che molti italiani hanno eseguito abbastanza bene quello che le leggi razziali presumevano. Solo un professore, leggevo ieri, non ha accettato di prendere il posto di un discriminato professore ebreo. Ecco, quindi le leggi razziali sono solo l'espressione del cinismo e della strumentalità di una politica, o si faceva, lui era in fondo interprete di qualcosa che c'era? Devo rispondere io. Su questo credo che noi oggi sappiamo, se non tutto l'essenziale, ci sono stati molti studi approfonditi. Direi che ci sono tre punti in estrema sintesi che vanno tenuti presenti. Il primo è che il fascismo è forse l'unico movimento di estrema destra che alle sue origini non ha una componente antisemita già marcatamente tale, come lo hanno tutti gli altri fenomeni di estrema destra in Europa, ivi compresa per esempio la British Union, che poi diventerà la British Union of Fascism, di Oswald Mosley, in un paese come l'Inghilterra, che non ha la storia dell'Europa centro-orientale o balcanica, in cui la virulenza antisemitica è anche un portato dell'era zarista o dell'era austro-ungarica. Quindi questo fenomeno ha determinato, e questo è un terreno minato in Italia, che quindi su cui io mi muovo soltanto sulla base di ricerche che sono state fatte e sono ormai, per usare un termine che mi è caro, storicizzato, c'è un grosso problema della comunità ebraica italiana che è determinato dall'alto, altissimo livello intellettuale e quasi sempre di censo, nel capire che cosa sta avvenendo e avviene essenzialmente a partire dal 36. Perché se andiamo del 38, sono al momento della campagna sulle sanzioni in Etiopia, perché è lì che vengono fuori i primi discorsi non soltanto razzistici nei confronti della popolazione etiopica e, chiamiamolo, dell'affratellamento delle truppe italiane con le giovani etiopi, peraltro di spesso straordinaria bellezza. E quindi abbiamo già i primi documenti di Mussolini, che dice in particolare al genero Ciano e ad altri: non ho dato all'Italia un impero perché gli italiani precipitino nel meticciato come nei secoli passati. E ho capito. Questo però è un'origine. Accanto a questo c'è l'idea che comincia a farsi strada nella stampa dell'epoca, il primo è Farinacci, tra l'altro, e quindi il giornale di Cremona di Farinacci, che dietro le sanzioni all'Italia, il cui impatto poi è stato enormemente esagerato per questioni di propaganda e per rendere gli italiani anti-occidentali, ma questo è un altro discorso, che dietro le sanzioni ci sia la City di Londra e in particolare i banchieri israeliti, inglesi e americani che vogliono approfittare della situazione di relativa debolezza dell'Italia. Questo va avanti per interstizi più o meno fino ancora all'inizio del 38. All'inizio del 38, dissimulatore e mentitore come sempre, Mussolini comincia a fare una serie di articoli dicendo: mai da noi ci saranno le leggi razziali. Questo perché? Per impedire una fuga di capitali, talmente evidente, per impedire che ci siano dei passaggi di beni che vengano fatti in un momento in cui è importante arrivare. La storia è molto cupa, è nefasta, è la pagina più orribile. Tra l'altro non è assolutamente vero
che ci sia una relativa protezione all'italiana degli ebrei italiani fino alla Repubblica Sociale, semmai è il contrario, verranno difesi molto di più dalle nostre truppe e lasciatemelo dire anche dalla nostra diplomazia, gli ebrei in Grecia, in Jugoslavia, nelle isole dell'Egeo, che non nel territorio metropolitano. Ma la cosa più importante da combattere a proposito delle teorie da combattere scientificamente, a proposito delle teorie revisionistiche o riduzionistiche, è che sia stato imposto dai tedeschi. I tedeschi nel 38 a Mussolini non c'era ancora, c'era l'asse, ma non c'era ancora il patto d'acciaio, non potevano imporre assolutamente nulla. Che lui abbia avvertito un certo disagio psicologico può essere vero, ma la responsabilità è tutta sua e di chi gli stava intorno, perché non bisogna dimenticare che l'ideologo, forse non c'è stato un vero ideologo del fascismo, ma per certi versi un fascista più fascista di Mussolini, ne approfitto per dire che non sono convinto che i gerarchi fossero tutti staraci. Lo stesso Farenacci era un personaggio non insignificante, ma certamente l'ideologo del fascismo in capo, che è Giuseppe Bottai, è quello che farà il manifesto delle leggi razziali. Quindi, naturalmente, con l'approvazione e la spinta di Mussolini, ma l'estensore è lui, come è l'estensore dell'epurazione degli ebrei dall'insediamento e via dicendo. Altre domande? Vieni, vieni pure qui, così. Attenta, attenta. Io. No. È il regista. Ecco, allora mi hanno messo in posizione. No, le volevo solo chiedere una cosa che non ho capito. Lei ha accennato, ma non ho capito. Lei l'ha scritto in francese questo libro o in italiano? Beh, allora io l'ho scritto in francese e in italiano. Sì, adesso. Ma come è partito? No, sono partito dal libro francese perché mi era stato commissionato da un editore francese. No, e poi me lo sono, come faccio sempre, tradotto e adattato. E adattato. Direi che posso testimoniare perché Maurizio mi fa sempre l'onore spesso di farmi leggere in anticipo i suoi testi e me lo diede in francese, che ho detto Maurizio, fatico un sacco. No, perché penso che il francese sia stato un ottimo filtro, una specie di lente che metteva a fuoco certe situazioni che per un italiano vero, che non vive come forse lei vive, io non so niente di lei, ma in Francia parecchio, perché altrimenti la sua carriera non avrebbe senso, per capire un fenomeno, noi siamo chiusi dentro il binomio fascisti-antifascisti. Se tu sei francese, No, ma è giustissimo, torno rapidissimamente su quello che dicevo prima, è per questo che le due versioni sono diverse, più di qualsiasi altro libro che ho fatto precedentemente, perché c'è un dibattito come questo che ai francesi ovviamente non interessa, certo. E d'altra parte c'è una storia del fascismo e del ventennio, oltre che di Mussolini, che loro, come citavo prima, salvo pochissimi esperti, ignorano. Grazie, scusi. Marcello. Altre domande? Allora, di domande, io ce ne avrei tantissime, però ormai siamo quasi a oltre un'ora, perché ovviamente il libro suscita tantissimi interrogativi che io, insomma, non anche sarebbe stato anche divertente sollecitare Maurizio, ma anche Marco, che ha una storia anche politica importantissima su alcuni, come dire, collegamenti col presente. Non so, dico per esempio quanto di populismo c'era in Mussolini, però veramente dovremmo fare una seconda puntata e quindi
Per quanto mi riguarda possiamo continuare perché è talmente interessante e credo che valga per tutti. Venga, venga qui, venga. Al muro. Al muro, al muro. Al muro. Al muro, al muro. No, un piccolo rimando con l'attualità, perché questo tema l'abbiamo sfiorato. Non c'erano i social network, però io ancora ho la memoria, no, delle immagini, delle figurine con Mussolini, operaio, pilota, come Big Jim, insomma. Allora, visto che negli interventi di tutti c'è stato sempre questo non detto, no, di che, qual è il legame con l'immaturità di cosa siamo oggi come democrazia, come repubblica, una riflessione sui social network oggi in relazione